Croce dell'agnello, prime due quarti, dove Chieti stava provando comunque a rimanere in partita, provare a fare la sua pallacanestro, poi dall'intervallo lungo in poi Forlì ha preso il largo e l'ha fatta sua. Sì, innanzitutto credo che Chieti, soprattutto la prima parte, ma anche per tre quarti, abbia fatto una buona partita, un'ottima partita. Noi, per la verità, abbiamo iniziato come non vorremmo, un po' contratti, direi, più che superficiali. Eravamo veramente un pochino contratti. E il primo quarto abbiamo sofferto molto la verve di Chieti. Poi, per la verità, quello che mi conforta maggiormente sono due dati. Direi che dal secondo quarto fino alla fine la mia squadra è andata in crescendo. E questo mi fa molto piacere perché so quanto abbiamo caricato in precampionato e in tempi non sospetti io dicevo un attimo che dobbiamo scaricare e la squadra crescerà. E questo è successo. L'altro aspetto molto importante è che abbiamo quasi raddoppiato Chieti a rimbalzi e questo ci ha dato delle certezze a un certo punto granitiche. Dal terzo quarto in poi è uscito prepotente Kenny Haynes, giocatore che voi avete richiesto, avete corteggiato, alla fine avete preso per fare il salto di qualità. Sì, ha fatto dei colpi nel secondo tempo di gran classe. Per la verità, nel primo non l'avevamo visto e quindi ci preoccupavamo un filino. Diciamo che una via di mezzo fra il primo e il secondo tempo andrebbe bene, ma sicuramente nella seconda metà della partita ha fatto cose importanti che hanno aiutato a girare la partita, sicuramente. Dove può arrivare secondo lei questa Forlì, anche se è solo la prima partita, da quello che abbiamo potuto vedere noi in cronaca, una squadra sicuramente granitica che finirà sicuramente tra le prime 4-5 di questa 2 rosso. Intanto arriviamo alla seconda giornata che è domenica prossima. Siamo veramente al 1º d'ottobre, il 3 ottobre, cos'è? Ci penseremo poi dove possiamo arrivare. Siamo veramente all'inizio, vale per noi e vale per Chieti, che oltretutto aveva un giocatore nuovo inserito da pochi giorni.